toro. Torole, torole. Giampaolo Rametta, responsabile locale per Torino Club. Qui ad Alcamo si inaugura oggi una sede rappresentativa per tutta la Sicilia, un evento importantissimo per voi tifosi del Torino, del grande Torino, perché Torino è una società calcistica con una tradizione che sicuramente molti giovani conoscono poco, ma c'è molto da dire sulla storia del Torino, sul grande Torino, sulla sciagura purtroppo di Superga, ma soprattutto sui tanti scudetti vinti da questa squadra. E qui in Sicilia, adesso qui ad Alcamo in particolare, c'è un punto di riferimento per tutti i tifosi granata. Di chi si tratta? Perfetto, io intanto ringrazio i miei fratelli granata, del responsabile provinciale Fabio Manno, il segretario regionale Peppe Lesi e tutti i miei fratelli qua presenti, perché essendo nato a Torino, quindi una parte di Torino la trovo qua. Quindi Torino è una città esclusivamente del Toro, e oggi ho anche la fortuna di dire che anche la Sicilia è una Sicilia granata. Quindi oggi noi partiamo con un progetto fatto di entusiasmo e di umiltà, riportando, come ha detto giustamente lei, la memoria storica di questa squadra importantissima, la quale è un pezzo di storia dell'Italia del dopoguerra. C'è una forte rivalità con la Juventus, che è una società sportiva torinese che comunque si è ritagliata un ampio spazio tra gli affetti di tanti sportivi italiani, però il Torino c'è sempre, nonostante le disavventure che ha vissuto e che tanti sportivi riconoscono comunque come una realtà fondamentale nella storia del calcio italiano. Sicuramente, noi è una fede, va oltre ogni cosa, soprattutto chi vive a Torino riconosce la gran maggioranza dei tifosi del Toro. La Juve, nonostante tutte le vittorie, non riesce a eguagliare l'amore e la simpatia e l'attaccamento a questa gloriosa squadra. Sarebbe comunque bello che questa rivalità rimanga soltanto sul rettangolo di gioco. Sicuramente. E che non sia un qualcosa che condizioni in maniera esasperante quelli che sono i rapporti tra persone al di fuori del rettangolo di gioco. Assolutamente no, anche perché i tifosi del Toro hanno sempre dato un esempio di grande sportività. Tante sconfitte, ma anche tante vittorie, ma soprattutto quella della sportività. Bene, parliamone anche con Fabio Manno, che esattamente che ruolo riveste in questa realtà. Sì, niente, da fare una premessa che sì. Il club Sicilia Granata Tonino Asta è unico per tutta la regione. Poi per ovvi motivi logistici si è deciso in sede assembleare di promuovere delle sedi zonali o provinciali, e questa è la sede negli uffici presso i quali lavora Giampaolo Rametta, che colgo l'occasione per ringraziare. Volevo fare una piccola parentesi per vedere il club Sicilia Granata nasce dal 2005, viene costituito a Catania il 4 novembre del 2005, alla presenza dallo stesso Tonino Asta, cui il nostro club intitola il suo è intitolato. E tra le varie iniziative che il nostro club promuove, abbiamo anche quella nobile di promuovere iniziative ed eventi ed organizzare anche manifestazioni non soltanto di carattere prettamente sportivo, ma anche di carattere storico e culturale. Ecco, a tale proposito ci tenevo a ricordare un dato statistico recente secondo il quale relativo proprio al Torino, secondo il quale il Torino a tuttora rappresenta la squadra di calcio in tutto il mondo su cui è stato scritto il maggior numero di libri. Ecco, questo è un piccolo primato mondiale di cui noi andiamo molto fieri e ci deve servire da monito per continuare in questo piccolo progetto. Bene, nello specifico qual è la prima iniziativa che state cercando di portare avanti qui sul territorio? Niente, la sede di Alcamo rappresenta a livello provinciale una delle sedi zonali proprio come punto di riferimento, viene creata come punto di riferimento per quanti volessero aderire al nostro progetto della zona e quanti purtroppo non sanno che esista. Attualmente quanti hanno aderito? Allora, tutto il club di Sicilia Granata costa di circa 150 tesserati.
che provengono da tutte e 9 le province della regione, isole minori comprese. L'intitolazione del club è a Tonino Asta, che è un ex calciatore a Camise, oggi allenatore del Monza. Ieri proprio c'è stata l'investitura ufficiale. Sì, infatti io innanzitutto vengo qui in qualità di segretario regionale del club e porto ovviamente il plauso e le congratulazioni da parte di tutto il direttivo del club ai nostri fratelli Granata Alcamesi per aver intitolato questa sede provinciale, che ovviamente fungerà da fulcro, da volano per cercare di divulgare quelli che sono i nostri sentimenti e il nostro modo tutto particolare di tifare per una squadra calcistica, appunto per il Toro. Per quanto riguarda Tonino Asta, il club è stato intitolato a Tonino Asta già, come diceva precedentemente il buon Fabio, fin dalla costituzione dello stesso, quindi già dal 2005. E proprio poco fa abbiamo ricevuto telefonicamente le congratulazioni per la nostra opera di divulgazione del tra virgolette verbo Granata, sempre da Tonino, il quale ci ha comunicato con enorme soddisfazione di aver trovato tra virgolette lavoro in quel di Monza. Tra l'altro un paio di anni fa, e qui vediamo un ritaglio di giornale, e fu ospitata una conferenza con la vedova del giocatore Maroso del grande Torino, perito purtroppo nella sciagura di Superga del 4 maggio del 49. E quello fu un incontro sicuramente toccante ma anche molto istruttivo. Sì, quello, così come del resto tanti altri incontri che noi poniamo in essere, ovviamente vanno a costituire tutti quegli eventi collaterali che noi organizziamo, quindi non limitandoci solamente a seguire la partita di calcio. Quindi cerchiamo di tramandare con lo spirito del buon padre di famiglia, anche da padre in figlio, quello che è il significato di tifare per il Toro. E vediamo qui tanti libri, pubblicazioni dedicate al Torino, che possiamo sicuramente zoomare perché sono delle dimostrazioni di come il grande Torino sia in qualche modo attenzionato da tanti scrittori, da tanti studiosi, non soltanto dello sport ma anche sul piano sociologico. Certo, questo assolutamente, non posso fare altro che confermare il dato statistico che ci pone in cima ad un'ipotetica graduatoria di bibliografia sportiva a livello mondiale. Purtroppo ai noi è facile pensare che quando si finisce in tragedia è più facile scrivere un libro, e così ai noi è successo per il nostro Toro. Non dimentichiamo che ad Alcamo c'è proprio un campo sportivo, il glorioso Campo Maroso, intitolato sembra a Virgilio Maroso, c'è chi invece porta avanti altre versioni, voi cosa ne sapete? Ma noi sappiamo, quella che è la nostra teoria è che alcuni ragazzi di Alcamo, tifosi del Toro, hanno posto in essere delle ricerche, però a quanto pare dei dati e dei documenti che possano acclarare l'intitolazione dello stadio al grande terzino del grande Torino purtroppo non ce ne so. Ma cosa vi spinge a essere tifosi del Torino? Come è nato questo amore per la squadra granata? Oddio, essere tifosi del Toro innanzitutto è la fede. Si è tifosi del Toro perché il Toro incarna... Lei è siciliano, giusto? Certo che sono siciliano. E se io divento tifoso del Toro perché mi piaceva Meroni, cioè Meroni era il nostro George Best, cioè un campione che nel proprio piccolo riusciva a farti sognare da bambino. Cioè, vediamo anche qui sciarpe del Torino, insomma una passione molto forte. Come si spiega questa passione? C'è un modo per spiegarla? Non penso che... Anche se noi non abbiamo conosciuto il grande Torino, penso che tutto viene da quando uno nasce, la passione per il Torino. Voi comunque conservate, come dire, un certo rispetto per i tifosi delle altre squadre, che questa è una cosa molto importante oggi che lo sport è così tanto guastato da interessi meschini, ma soprattutto da rivalità che si trasforma in odio. Diciamo che noi, il nostro club, la cosa primaria è la lealtà verso gli altri tifosi, vincere sul campo, lottare sul campo
è dare tutto, e anche per noi tifosi è pure questo, seguire la squadra dovunque essa sia, dalla Serie A alla Serie B o dovunque andrà a finire tutto. Speriamo sempre in alto. Rametta, un pronostico su Italia-Spagna, finale europea in programma domani sera a Kiev. Sicuramente vinciamo, perché la Spagna la vedo molto stanca e noi siamo molto carichi, sono ottimista. Vinceremo l'europeo a sorpresa. Il 90° gol di Ogbonna.